Un saluto a Ste e benvenuta sui Music Fan. Ciao! Ciao! Guarda, innanzitutto è un piacere trovarti, anche perché devo dire che ho apprezzato tantissimo quello che è il tuo percorso e in particolare l'EP. Ma cosa rappresenta l'EP nel tuo percorso artistico? L'EP è il primo passo il primo passo per riuscire ad entrare in questo mood, ovvero il mood creativo, il mood di progettuale, il percorso, ecco, in questo caso romantico, nel senso di romanticizzare determinati aspetti e di entrarci in modo intimo in determinati aspetti dell'amore. Assolutamente, ma tra l'altro quello che vedo in questo disco è che c'è una fortissima personalità, è un disco dove comunque hai trovato dal punto di vista vocale e anche dal punto di vista compositivo proprio una tua identità. Quanto è stato difficile cercare e trovare poi, diciamo, questo punto di incontro, diciamo, tra quello che può essere il mercato e quella che sei tu? In realtà questo EP non si è pensato al mercato. Io credo che per fare musica non bisogna, almeno ecco, la figura dell'artista non dovrebbe pensare al mercato, ma soprattutto ad esprimere se stesso nel modo più reale possibile. E io ho cercato di esprimere me stessa su queste tematiche nel modo più reale possibile, quindi spero sia arrivato quello che sono io e quello che penso di certi temi. Assolutamente. Tu hai dichiarato: sono una donna nera, omosessuale e mi piace cantare l'amore senza pregiudizi. Perché senti il bisogno in qualche modo di rimarcare chi sei? Ma in realtà non lo rimarco. Io non lo rimarco. In questa intervista non è stato rimarcato da me, mi è stato chiesto però: ti dà fastidio dire questa cosa? No, perché io sono così, io sono nera e sono lesbica, quindi non vedo perché dovrebbe darmi fastidio dirlo. Anzi, è un modo per far capire alle persone che non hanno il coraggio di accettare questa cosa, che non è una parola brutta e non è un rimarcare, perché non rimarco niente che non si vede già. Quindi se può aiutare magari a dire queste due parole, dire nera e dire omosessuale, dire lesbica, può aiutare qualcuno a sentirsi più libero di farlo, che ben venga. Io ci trovo tanta libertà in questo progetto e trovo tanta empatia, perché comunque canti te stessa, ma in qualche modo sembra che le tue canzoni siano in qualche modo un invito alle altre persone a seguirti, a seguire soprattutto chi sei. Ti ringrazio per aver detto questa cosa, perché il mio obiettivo è proprio questo, quello di far capire alle persone la libertà in cui mi esprimo e la libertà in cui si possono esprimere gli altri. Quindi ecco, proprio un invito ad essere quanto più liberi si può essere, perché è bello essere persone diverse, è bello avere qualcosa da raccontare di se stessi, non bisogna avere paura. Magari ci sono argomenti che io, ecco, non ho ancora toccato, perché non lo trovo ancora il momento, ma che toccherò sicuramente in futuro. Però ci sta avere i propri tempi per esprimere se stessi, l'importante è che sia quanto più reali possibile. È proprio un invito a seguire se stessi, questo è l'aspetto che più mi piace anche di questo progetto, ma proprio anche dal punto di vista compositivo, perché apprezzo tantissimo la tua scrittura per immagini. Come hai affinato appunto questa tecnica? Con facendolo costantemente. In realtà non c'è un modo specifico per il quale abbia affinato questa cosa. Mi è venuto spontaneo seguendo le produzioni, ecco, dei miei producer, tra cui Daniele Francese, Andy e RNLA, perché è con loro che si crea il connubio prima di scrivere, si crea l'armonia, la magia insieme, e poi dopo le parole escono libere. Sì, assolutamente, ma tra l'altro si nota anche proprio questo, anche perché le tue canzoni sono dei veri e propri flussi di coscienza, ma già con Red comunque si era capito comunque che le tue canzoni nascono proprio dal bisogno di comunicare, dal bisogno comunque di esprimersi. Sì, nascono nel momento, infatti nascono in momenti miei veramente intimi. Red è nata per gioco,
ma neanche tanto per gioco, perché io magari in quel momento volevo inviare un messaggio a una persona e ho deciso di pubblicare questo brano nelle stories, infatti era solo là. E dalla... si è vista da tanta attenzione delle persone già dalla storia, perché mi iniziavano a commentare, a mandare messaggi, volevano condividere quel brano, perché come io volevo dedicarlo a qualcuno, loro volevano dedicarlo a qualcun altro. Certo, assolutamente, ma diciamo che prima parlavamo di libertà, è una libertà anche dal punto di vista linguistico, perché c'è il napoletano, tra l'altro, e io ti vedo sul napoletano davvero completamente a tuo agio. Come mai appunto hai scelto di affidarti alla lingua napoletana e qual è il valore aggiunto della lingua napoletana? Mi affido alla lingua napoletana perché ecco, mi rende più semplice esprimere determinate cose e il napoletano rende molto più passionali determinate parole, più romantiche. Il napoletano come l'inglese ma anche l'italiano, ecco perché io non rinuncio a nessuna di queste lingue, cerco di metterle sempre un po' nei miei testi, ma il napoletano è più presente un po' perché ci sono cresciuta, quindi fa parte proprio del mio modo di parlare, ma anche perché proprio per questo, perché io parlo d'amore e per me il napoletano è romantico, quindi sì, è una preferenza. Assolutamente. Ma tra i brani che finora hai pubblicato, credi che Baratro possa essere considerato il tuo manifesto? Può essere uno dei manifesti, sì. Può essere uno dei manifesti, non l'unico. Perché Baratro era importante farlo ascoltare, il mio proposito non era quello di farlo ascoltare alle vittime, perché ci sono tante canzoni che sono dedicate alle vittime di violenza, ma era un modo per raggiungere gli oppressori, gli aggressori, di raggiungere loro e fargli capire che magari anche che ci sono comportamenti violenti inconsapevoli che magari uno fa e non se ne accorge, quindi far capire a quante più persone l'atteggiamento violento da evitare per non ferire un'altra persona che magari a cui tieni tantissimo, però la ferisci e non sai. Quindi il mio scopo era parlare da vittima all'oppressione per far capire del messaggio contro la violenza. Assolutamente, tra l'altro è un brano che io considero veramente una fotografia, una bella fotografia, una fotografia da osservare sotto più punti di vista, e quello forse è l'aspetto del brano che più mi piace. Ma facendo un passo indietro, vedendo appunto anche il successo di Red, qual è oggi il ruolo dei social media nella diffusione della tua musica? È un ruolo importante, assolutamente, è stato importantissimo, infatti grazie ai social che io ho avuto... E grazie ai social che io ho avuto la possibilità di farmi conoscere all'inizio, e io credo, ecco, c'è questa guerra contro i social, ma io penso che un po' come tutte le cose, se le usi per fare qualcosa di positivo serve tutto, quindi ecco, che sia un social, che sia un'emittente radiofonica o qualsiasi strumento sia per dare un messaggio affinché questo sia positivo, è tutto importante, quindi io non sono contro i social, sono contro l'uso negativo dei social. Ma quanto è importante oggi l'immagine nella diffusione, diciamo, del tuo messaggio? Non lo so perché non è stato creato, io sono così, non sono un personaggio, quindi l'immagine deve essere reale, quindi è importante che l'immagine sia reale, questo è importantissimo, perché a lungo andare dopo il personaggio cade, la maschera cade, quindi è meglio improntarsi quanto più reale si può essere affrontando un progetto del genere. Sì. Ma oggi qual è l'aspetto della tua musica che ti rende particolarmente orgogliosa? Il fatto che mi scrivo le canzoni. Questa è una cosa importante perché io all'inizio non riuscivo a scrivere, non sapevo come si faceva, è stata la costanza, l'impegno delle persone attorno a me a farmi credere in me stessa e a darmi la possibilità di
di farmi capire che se no magari a te non ti sta piacendo quello che stai facendo, però già stai mettendo un passetto, cioè già hai fatto qualcosa. È stato un modo per accantonare la mia autocriticità eccessiva e darmi un po' più di coraggio in più per farlo. Io non posso che ringraziarti. Buona musica, a presto. Grazie.